Cugini, cresciuti insieme come fratelli, amici, hanno condiviso tutto, dalla scuola al fatto di suonare insieme. Per questo Guglielmo Dondi, quando Mauro Cominotti è venuto a mancare il 13 luglio di 5 anni fa, ha pensato sempre a un modo per poterlo ricordare. Originario di Cogozzo, vicino alla chiesa, Mauro ora rivive idealmente, oltre che nel ricordo di tanti, in una piantina di vite dell'azienda agricola Pisoni, in Trentino, fatta conoscere a Guglielmo e agli amici di Mauro da Francesco Daniel. Loro hanno organizzato questa giornata, il Reboro Day, fanno questo avvenimento e tu puoi andare là a partecipare alla giornata con degustazione, una cosa e l'altra. Quest'anno, forse non è solo di quest'anno l'iniziativa, non sono sicuro, hanno inserito la possibilità che tu, pagando insieme della quota del giorno, della partecipazione, avevi la possibilità di avere una chiamiamola, etichetta in rame, sulla quale viene inciso il nome di una persona, la tua, il mio, non vi ha messo noi, i nostri amici, e abbiamo potuto inserire anche lui per ricordarlo e gli viene de dedicata una vigna, un vitigno, pardon, scusa, una pianta di vite in un determinato vitigno. Praticamente dopo tu quando esci dalla loro cantina hai davanti questo enorme grafico con le coordinate, scegli il filare, la vite e poi vai di persona ad attaccarlo. Mauro aveva espresso il desiderio di riposare in un vigneto. Questo non è stato possibile, ma il gesto di Guglielmo e degli amici di Mauro avvicina la realizzazione postuma di quel desiderio. Già, ma cosa faceva Mauro? Lui è partito che ha gestito per 5 anni il caffè Torinoli e Cicognara Sì. ed è lì dove si è fatta tutta questa clientela del Casalasco, ma anche del Reggiano, Guastallese, venivano insomma, perché lui prima di mettersi a fare questo lavoro aveva un sacco di amicizie, di conoscenze. Certo. Dopo lì ha fatto delle serate di degustazione dove ha conosciuto il Pencio. Il Pencio era un'osteria storica di Casalmoro e si sono messi d'accordo perché lui praticamente là faceva solo il barista, ma lui era bravo a far da mangiare, Mauro era bravo a stare al bancone, si sono messi insieme, hanno gestito l'osteria del Pencio, penso almeno per 7 o 8 anni.